Assessore, il Comune di Sant'Antipo partecipa per la prima volta a una forma di collaborazione sulla definizione del piano strategico. Cosa ne pensate di questo primo incontro? Un incontro assolutamente positivo, ci sono state prospettate delle risorse, ecco, per me che faccio l'assessore al bilancio, veramente importanti a disposizione del Comune. Abbiamo presentato già qualche progetto, qualche idea progettuale e sinceramente è stato un incontro molto fattivo, molto entusiasmante anche per realizzare i progetti che abbiamo in mente. Ecco, proprio partendo proprio dai progetti, voi siete più vicini ai cittadini come sindaci, avete già delle idee, avete presentato delle proposte che poi andrete ad elaborare? Sì, abbiamo già presentato molte proposte, alcune accolte in maniera veramente molto in maniera positiva da parte della città metropolitana. Abbiamo presentato un progetto sulla digitalizzazione del comune, un progetto di cui abbiamo fatto, diciamo, su cui abbiamo fatto campagna elettorale per la nostra elezione. Abbiamo presentato un grosso progetto per la riqualificazione del Bosco di Capezza, un polmone verde sulla via Appia che vogliamo riqualificare, una riqualificazione della via del Rio e dei percorsi culturali che vogliamo porre in essere per la nostra cittadinanza. Ecco, un'ultima cosa, la città metropolitana esiste da 4 anni oramai, c'è stata sempre una scarsa partecipazione dei sindaci, dei consigli comunali, degli assessori al lavoro congiunto con gli altri sindaci, come mai ritiene che ci sia questa cosa e pensa che in futuro ci possa essere una maggiore collaborazione? Mi auspico una maggiore collaborazione perché visti i risultati che possiamo ottenere con la città metropolitana è giusto che i sindaci, gli assessori, i consiglieri partecipino a queste riunioni. È davvero importante e forse la città metropolitana può dare veramente quel maggior impulso che serve anche alle aree della provincia.